ho girato un film che si chiama Appuntamento con l'assassino. È un film a cui sono particolarmente legato perché si è trattato del mio esordio cinematografico. Devo andare a prepararmi, anzi, vai anche tu. Cerca di andarti presentando. Io interpreto il ruolo di Nicola Antinari, il padrone di casa di Villa Antinari, che è la dimora dove si svolgono gli eventi principali di questa storia. A partire dal delitto, fino a poi una serie di sviluppi, di intrighi, che caratterizzano la trama di questo film. Trama che non sto a raccontare nella sua estrema complessità, alcuni dettagli per la verità mi sfuggono anche adesso. Perché non parli più? Non posso svelarvi il finale, naturalmente, perché si tratta di un giallo, però vi posso assicurare del fatto che è un film che vi rapirà, vi terrà legati alla sedia fino al finale, che sarà sorprendente. Io interpreto il personaggio di Michele Zerretti, il giardiniere di Villa Antinari. Lavoro nella villa insieme al maggiordomo e alla fantesca. Tra l'altro sono anche il primo a scoprire il presunto colpevole con l'arma in pugno, Renato Fantoni. Il film è stata un'esperienza molto divertente e coinvolgente, è durata circa un anno e mezzo. Un'esperienza meravigliosa perché ho passato gran parte del tempo insieme ai carissimi amici, lasciandomi dei ricordi veramente eccezionali. Ciao! Quando nel 1991 iniziamo le riprese del film, nessuno aveva mai rappresentato Napoli così. Adesso sto solo cercando di salvare Renato Fantoni, è un mio amico, lo fai uscire di carena perché lui è innocente. Così diversa, così differente, così fuori dagli schemi classici dei vicoli, della pizza, del mandolino, dell'immondizia, della camorra. In Appuntamento con l'assassino a Napoli non è più iconografica, ma scenografica. Una scenografia unica. Il clamoroso successo di questa versione web è la testimonianza che Appuntamento con l'assassino è un film intramontabile. Dopo 20 anni è un giallo evergreen, anzi ever yellow, che attraversa le generazioni e riesce ancora ad emozionare. Adesso vi lascio a un appuntamento, ma non con l'assassino.